Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. La domenica arriva il video speciale, fatto solo ed esclusivamente se ci sono novità o patch o live dei titoli che seguiamo. Quindi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulla nostra galassia. Sin dal debutto del gioco nel febbraio dello scorso anno, Anthem è stato marchiato all'unanimità come una grande delusione. Sinceramente, con tutte le ragioni del mondo, la shitstorm che si è susseguita su BioWare per aver fatto debuttare un titolo totalmente incompleto e privo di longevità era giusta. Tuttavia, sembra che BioWare stessa sia sempre stata aperta ad apportare alcune enormi modifiche al gioco e un nuovo post dell'azienda conferma che un nuovo inizio per Anthem è davvero possibile. Nella scorsa settimana il titolo era passato per abbandonato, in quanto fino ad ora BioWare non ha nemmeno tolto le decorazioni natalizie. Ebbene, negli scorsi giorni, inserita nel blog di BioWare, la società ha dichiarato ufficialmente che Anthem subirà una profonda revisione, con il direttore generale dello studio che conferma c'è ancora molto lavoro fondamentale da fare per far emergere il pieno potenziale dell'esperienza e richiederà una reinvenzione più sostanziale di un aggiornamento o di un'espansione. Alston, che è il direttore generale dello studio, continua ammettendo che c'è molto di più che avremmo voluto tirare fuori da Anthem, con la testa di BioWare che dettaglia inoltre nell'articolo una manciata di aree specifiche che dovrebbero cambiare sostanzialmente nel titolo per rendere un'esperienza molto più amichevole per i giocatori e molto più soddisfacente. Comincia affermando sempre in questo articolo che Anthem ha bisogno di un'esperienza di bottino più soddisfacente, di una migliore progressione a lungo termine e di un gioco finale più soddisfacente ancora. Si ripete parecchie volte e praticamente critica quasi tutto il gioco in sé. E cita inoltre che non tutto quello che in realtà è stato fatto alla fine verrà completamente revisionato e cambiato, ma ci saranno soltanto delle semplici modifiche. Per fare questo, afferma ovviamente Hudson che la squadra si concentrerà prima di tutto sul gameplay, il che senza dubbio renderà felici molti giocatori, me compreso, visto che Anthem è stato severamente criticato per la sua mancanza di gameplay significativo sin dal lancio, e questo l'avevo detto anche io. Anche se resta da vedere se queste promesse sono mantenute da Aston e dal suo team, è evidente che BioWare sta ascoltando avidamente il feedback e sta cercando di portare ai fan l'esperienza che gli era stata promessa quando il gioco è stato annunciato per la prima volta. Come dice Aston nel paragrafo conclusivo del suo aggiornamento, la creazione di nuovi mondi è fondamentale per la nostra missione dello studio, ma non è facile, a volte lo facciamo nel modo giusto e a volte nel modo sbagliato. Speriamo che BioWare abbia imparato in realtà dagli errori dal lancio di Anthem, ma che utilizzerà questa passione che c'è nello studio e dei fan del gioco soprattutto per rielaborare l'intera esperienza di qualcosa di veramente, veramente speciale. Concludendo, da fan di Anthem, spero vivamente che il lavoro di BioWare si riveli producente e che magari con l'avvento della prossima next gen di console, Anthem risorga dalle sue ceneri, magari con una grafica ancora migliore di quella attuale. Ceneri che, ahimè, oramai, ora come ora, si sono perfino raffreddate. Ci sono stati altri titoli che dopo un avvio pessimo hanno ripreso il loro cammino e che dopo un restauro totale si sono rivelati in seguito dei giochi meravigliosi. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi pure i commenti qua sotto al video, sono molto curioso se credete o meno nella sua rinascita. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.